Ecco, zona terra vecchia qui a Mussomeli. Ecco, la polizia, assessore Spoto, cosa è Sì. successo qui? Questo grazie al lavoro svolto degli operai forestali, quindi sono stati effettuati diversi interventi nel comune di Mussomeli. Questo, diciamo, è uno degli ultimi, praticamente si è preceduto alla polizia di quest'area, quindi proprio all'interno della terra vecchia. C'era un po' di vegetazione spontanea, vediamo che c'è l'edera, poi magari c'erano alcuni rifiuti abbandonati. E quindi grazie al lavoro svolto dagli operai è stata effettuata una pulizia straordinaria. L'obiettivo è quello di che se c'è qualcuno del quartiere della Matrice che magari la vuole prendere in affidamento e curarla, noi siamo ben disposti ad affidarla. Quindi, come vede, hanno fatto un lavoro eccezionale. Arriva il terrazzamento e arrivano là sotto. All'interno di questi terrazzamenti sono presenti diverse piante di olivo. E da sotto qua si vede meglio questi terrazzamenti. Un attimo, sposto la macchina. Tutto Tutto come vede è pulito. pulito, sì. Invito la popolazione a evitare di abbandonare i rifiuti in quest'area, perché spesse volte è stato oggetto di abbandono di rifiuti, l'abbiamo ripulito più volte. Oggi, in questi giorni, è stata ripulita in modo straordinario e quindi, appunto, ripeto, invito la cittadinanza a presentare richiesta di eventuale affidamento di quest'area. Poi con spirito di volontario cioè, la cureranno, ecco. Cioè altro Altro spazio, altro spazio. verde che si può utilizzare Sì. anche per eventuale picnic. Sì, chiaro, perfetto. Sì. Infatti proprio per questo, se c'è qualcuno anche che vuole utilizzarla appunto per gestirla, creare uno spazio per bambini, famiglie, vogliono venire qua, per noi, anzi, diciamo grazie. Come vedete, questo è di fronte al parco urbano dove siamo appena stati, quindi siamo a sud, diciamo, del parco urbano, quindi diciamo un tutt'uno alla fine con il parco che arriva qua sotto, il parco urbano. Quindi, ecco, cerchiamo di dare alla cittadinanza gli spazi pubblici, naturalistici, ecco, a disposizione della cittadinanza per scopo ricreativo. Ecco. Magari alcuni neanche conoscevano di questi terrazzamenti, perché magari con l'edera, con la vegetazione spontanea erano un poco camuffati questi terrazzamenti, però ora sono il risalto, questi muretti in pietra. Un luogo di terra vecchia utilizzabile. Sì. Uno spazio restituito, diciamo, alla collettività, perché prima, giustamente, con tutta quell'edera che c'era, magari era difficile entrare all'interno dei terrazzamenti. Così è molto fruibile. Ripeto, però ci vuole la continuità e anche qualcuno che ci dà una mano per evitare innanzitutto l'abbandono di rifiuti, che è la cosa più importante. E Come poi una. estensione, ecco, di questo lembo di terra, quanto sarebbe? Così non lo so, penso perché arriva anche dietro, si allunga, quindi penso sarà poco meno di un ettaro, penso, ecco, non ho il dato esatto non ce l'ho perché continua e gira dietro, quindi non è. Perché poi si collega alla Rocca e all'Annevina, quindi diventa un tutt'uno, quindi andarlo a quantificare è un poco difficile. Però sono caldi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terrazzamenti, quindi abbastanza una bella superficie, ecco.
poi magari il dato lo possiamo recuperare.